Queste stanze, oggi trasformate in museo, sono state testimoni della più grande ondata migratoria mondiale, svoltasi tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Ci troviamo a Ellis Island, un isolotto nella baia di New York. Di qui dovevano passare gli emigranti provenienti da tutto il mondo e intenzionati a entrare negli Stati Uniti. Solo dopo una serie di visite mediche e accertamenti veniva concesso loro di traghettare verso Manhattan e cominciare una nuova vita. Tra il 1892 e il 1954 sono passate da Ellis Island almeno 12 milioni di persone e tra queste moltissimi italiani. Nel nostro paese, tra la fine dell'Ottocento e i primi due decenni del Novecento, si svolse infatti la cosiddetta Grande Migrazione. Lasciarono l'Italia milioni di cittadini, prima dalle regioni del nord, tra cui soprattutto Veneto e Friuli, successivamente dal sud, Calabria e Sicilia in testa. Le destinazioni principali erano gli Stati Uniti d'America e l'America del Sud. I motivi per cui, all'epoca, gli italiani lasciarono la propria terra sono identici a quelli che hanno spinto tanti immigrati a entrare nel nostro paese negli ultimi anni. Ricerca di lavoro, fuga dalla povertà, desiderio di riscatto sociale. E a viaggiare in cerca di fortuna erano spesso, proprio come accade oggi, intere famiglie. In altri casi, gli uomini partivano da soli e solo dopo aver trovato un lavoro e una casa venivano raggiunti da mogli e figli. Negli Stati Uniti, gli emigranti italiani cercarono di restare uniti e costituirono comunità molto solidali. Tra le più antiche e importanti, Little Italy a New York, nella parte meridionale di Manhattan. Ancora oggi il nome indica un quartiere che si sviluppa attorno a Mulberry Street, dove i primi emigranti italiani erano particolarmente numerosi. L'emigrazione italiana alla ricerca di maggior fortuna è continuata anche in seguito. L'ultima grande ondata risale alla metà del Novecento. Le destinazioni, in questo caso, furono soprattutto europee, in particolare Francia, Belgio, Germania e Svizzera.